Allora, iniziamo. Guarda che ti devo ricordare, però, avendo letto, non solo il mito che avete tutti, ma anche altre performance a livello nazionale e internazionale di Elio Dalla, sapete tutti chi è. È normale iniziare con un leggero ritardo, anche tenendo presente il fatto che quando ieri ho avuto il piacere di vedere Elio nella struttura del mio numero di guidate e gli ho detto che noi abbiamo ristretto gli inviti a poche persone, perché se avessimo utilizzato i canali normali non ce l'avremmo fatta in questa sede. Avrei dovuto utilizzare il campus di San Giovanni che il dottore mi aveva messo a disposizione, ma oggi il campus di San Giovanni è tutto impegnato in attività delle accademie, voi sapete quanto accade a livello internazionale, sono presenti lì, quindi ho dovuto scegliere una location, però molto più raccolta, anche simbolica, che questa è stata per anni l'aula magna della facoltà di architettura, che è stata soppressa e al suo posto c'è il Dipartimento di Architettura. Qua abbiamo avuto questa sede storica, prestigiosa, anche con un profondo significato anche di tipo spirituale, dal comune di Napoli, serve il ricordo per 99 anni di incomodato gratuito. Io sono uno dei pochissimi che l'ha utilizzato e ieri sera dicevo a Elio Dalla e a Rossano Stradaioli che ho avuto il piacere di inaugurare qui, mi fa veramente piacere, quando sono venuto a Gaza quando abbiamo vinto la gara a Bruxelles per diventare struttura ufficiale della comunità, io ho inaugurato il marzo del 2013 il centro europeo in questa location con un auditorio molto meno folto di questo, però per me è chiudere un ciclo per aprire. Noi abbiamo voluto questo evento fortemente grazie alla convergenza che è venuta più di un anno fa con la nostra scuola, il centro di ricerca di architettura della Comunità Secondo, intitolato a mia maestra fondatore Raffaele Ambrosio, quando un anno fa abbiamo conosciuto un'altra persona di enorme qualità umana, spirituale, anche con venire una manager estremamente positiva e concreta, diciamo una sognatrice pragmatica, se Elio me lo permette. E poi non a caso ho scoperto che Rosario Stradaioli ha un legame di parentela e di anche vicinanza umana, culturale, etica con Elio Dalla. Quindi l'incontro che ho avuto con Rosario un annetto più fa, grazie alla mia collega e non solo ha portato una serie di passi assieme tra la Onus Protocos che lei guida e lei ha fondato, che guida autorevolmente, spendo una parola su Protocos, è una grande Onus, espressione della fondazione Santo Bono Posidicon, che si dedica non solo alla riscoperta e alla valorizzazione di alcuni antichi in primis l'arte sacra del presente, ma si dedica meritoriamente ad azioni, a campagne di volontariato, in particolare rispetto ai bambini che soffrono in quell'ospedale, e capirete tutti, impegnati su queste cose, la dice lunga anche sulla statura etica, sulla solidarietà umana di profonda potere. L'incontro di oggi l'ho organizzato Protocos, quindi io sto parlando anche che Rosario me l'ha dato facoltà, a nome di Rosario. Noi come centro per la scuola collaboriamo, perché abbiamo veramente piacere noi di collaborare, per riavere a Napoli Elio Dalla, che è figlio di questa città,
e come nelle migliori tradizioni è riuscito a mettere a frutto le sue immense qualità lontano da Napoli. Però oggi, lo dico in particolare agli amici di mia moglie, perché glielo ho detto pochi giorni fa, che facevamo questa iniziativa, che non uso mai i gradieni, i corsi che ho tenuto per dire con me. Guardate, li ho trovati estremamente attenti alle tematiche che vi ho esposto, della centralità del genere umano per quanto riguarda i grandi temi dello sviluppo, dell'urbanistica, della rigenerazione urbana, alla fine della lunga chiacchierata ho ritenuto opportuno invitarvi, vi vedo e vi ringrazio veramente, come ringrazio ovviamente quello che abbiamo avuto che lavora al corso con me. Come ringrazio la stessa Giorgia per i suoi allievi e so che sto proprio fino a giugno non so dove li voglio accomodare, gli allievi del corso della stessa Matoscena. Il via del problema quando arriveranno, non è un problema perché questa aula regge, però piuttosto a lungo, perché li posso assolvere solo questo. Ricorderanno le mie colleghe del Dipartimento di Giurisprudenza che noi qui abbiamo fatto un grande evento guidato dalla professoressa Brigati, che ringrazio, dalla professoressa Appena, tutte le amiche del Dipartimento di Giurisprudenza che sono meno del centro della salute. Qui abbiamo fatto un grande evento in materia di che avevano ospitato Alessandro Sandulli, un altro pericolino, e all'epoca, diciamo, bucammo i video per la numerosità, che oggi vedo ripetuta. Se no, non me ne verrà riuscita, non me ne verrà, ma lì anche leggerissimamente incrementata. Quindi su questo finisco con il ringraziamento, perché altrimenti sarei stupido. Come lo sanno, abbiamo contribuito a organizzare questo evento. Io mi auguro, perché abbiamo avuto una lunga chiacchierata con la Danna ieri sera, ha avuto la pazienza di sopportarmi. Quindi spero che sia l'inizio di un percorso comune dove io possa dire che il percorso comune iniziato con gli amiche e gli amici della Ollos Protocos e il centro d'appello della Teologia Lupe e dall'anno prossimo, lo anticipo, non è uno scoop, dall'anno prossimo noi ci candidiamo per il nuovo quinquennio di tanti soldi a dare, ma senza tutto a dare. Quindi non hanno conto di un solo, noi ci ricandideremo, dobbiamo presentarci una nuova offerta di servizi, di ricerca, di attività culturali, di riferimenti nel campo dell'alta formazione. Ho fatto di cambiare il partenariato, invito in questa sera Rosanna Conte Otocos a entrare a far parte del partenariato locale, poi per quanto riguarda il partenariato ci riserviamo dopo, se Edo Dani ci riterrà all'altezza di fare una scuola, la riunione scuola come questa. Io ho avuto modo di leggere, faccio la battaglia, l'ultimo lavoro di Edo Dani. E ieri sera ho ringraziato, dirò perché. Il maggior parte, cerco di essere abbastanza breve, però me lo devi consentire, ci sono alcune cose che lavoro della dei messaggi che dà e come riesce a immettere nelle pagine di quel testo l'arte delle persone che mi hanno particolarmente, ma lo dico dal centro universitario, lo dico da alcuni che mi hanno indicato il lavoro, la dico da uno dei docenti che si sporca le mani. Chi lavora con me lo sa, ha una missione di creare sviluppo, di creare occupazione, di puntare sui giovani come capitale immenso, in particolare nel mezzogiorno, per mettere in piedi percorsi di sviluppo virtuoso. Avrete capito che procede nel territorio e mi occupo di sviluppo locale. Sono su questa frontiera. Mi ha colpito il testo la parte che mi dedica al perché determinati territori o determinate nazioni non crescono. Quando io constato il fallimento anche di
degli aiuti internazionali alla cooperazione per lo sviluppo, ai massicci investimenti degli organismi economici internazionali per quanto riguarda determinate aree del pianeta, investendo anche risorse cospicue, e si pone la domanda: come fanno a non capire perché questi investimenti non generano sviluppo, non generano occupazione? Lui dà una risposta che secondo me dovrebbe aprire in particolare i corsi di economia in tutte le università pubbliche, non solo italiane, se ve lo consente. La risposta che mi dà è perché queste politiche, questi interventi, molti editori non partono dal presupposto che a determinare lo sviluppo sono i sistemi dei valori e la qualità del pensiero, intendendo per qualità del pensiero l'insieme delle idee etiche, filosofiche, religiose, scientifiche ed estetiche. Senza questo insieme di valori e di idee non si determina sviluppo. Sono i sistemi di valore della qualità dei pensieri delle comunità territoriali a determinare la comunità, non in senso diverso. Se non c'è un sistema di valore vissuto e condiviso, espressione delle comunità territoriali, se non ci sono indietro nei campi non ripeto che ho indicato prima, qualsiasi intervento esterno o anche ridotto autoproduzione dal basso non ha possibilità di successo. E molti casi, anche vedendo i viaggiatori, e molti vedenti che vengono dispersi, non solo in autogratificazione delle caste politiche militari di paesi e via di sviluppo della democrazia, per poi arrivare in qualche vincolo disperso a chi ne ha realmente bisogno. Occorre questa visione d'assieme, e io vado qua nella parte finale, in maniera estremamente chiara e esplicita. E questo credo debba essere, in particolare all'Università di Mezzogiorno, uno dei punti cardine quando ci si pone rispetto ai problemi del territorio e a fenomeni di sottosviluppo, di degrado, di arretratezza, che in particolare migliaia in questa città del discorso di fare aiutare si innesta in maniera possibile, va detto ai lavori dopo anni, in maniera perfetta sulla teoria del salto della rana che seguono in particolare i territorialisti, gli urbanisti, gli economisti più olistici, che è quello che vede la possibilità anche nelle aree prive di tessuto industriale, che partì da questa teoria studiando l'Africa, in particolare della subsahariana, perché quando c'è arretratezza, quando non si è vissuta nemmeno la prima e seconda rivoluzione industriale, non si può pensare di essere condannati al degrado, alla irrilevanza. C'è la possibilità, attivando le nuove tecnologie, le opportunità che offrono, di passare dal pre-industriale, da un panorama di desertificazione industriale al post-industriale, facendo competere le imprese, facendo annullare con le nuove tecnologie, se utilizzate correttamente, il gap rispetto alle aree corte che hanno avuto ben altri investimenti in termini di infrastrutture fisiche, materiali, esatto. La posizione di credo che si innesta anche su un altro grande tema che in particolare noi stiamo approfondendo sulla linea culturale del dottore Manice della Corte II, che ha visto nascere questa linea culturale il più grande campus a Oriente, di Napoli, in una zona degradata, nello stabilimento della Cina, abbandonato, dismesso,
dove grazie all'intervento della Federica II e alle intuizioni di Gaetano Montieri abbiamo realizzato un campus di peso mondiale che ha ricevuto finanziamenti e riconoscimenti premiati da parte dell'Unione Europea, un campus che vede presente gli anni del web che hanno investito, hanno rinnovato i contratti di sviluppo e stanno richiamando tantissimi, ho detto, ai giovani allievi, ai giovani allievi del corso di tempo, stanno richiamando tanti loro colleghi, tanti loro colleghi emigrati, fuggiti, fuoriusciti, per tornare sempre avanti e produrre innovazione, produrre servizi e partecipare poi all'ultima fase del progetto San Giovanni con la nascita della torre dell'innovazione e di un'altra parte enorme del territorio che verrà rifunzionalizzata per la localizzazione di un sistema di imprese in base alla federazione. In una parola, sono troppo per lui, questa è la concezione della che legge l'università, dell'università civica, che lavora con il tessuto civile e produttivo dell'area in cui opera, ma che contemporaneamente legge è perno, è impegnata, fatta, anche rispetto alle altre. E questo mi ha colpito, l'ha detto a lui, la posizione che scrive è Dodanna, avendo la possibilità di saldarla in una visione sistemica sul ragionamento strategico di come tirare fuori aree come la nostra dal sottosviluppo, dal degrado, dalla unica possibilità di trovare occupazione in certi quartieri offrendo la propria intelligenza, la propria vita alla donna e viceversa, puntare a uno sviluppo autoproduttivo, bello, forte, basandosi sul capitale delle intelligenze, sui giovani, che sono formati e valorizzati dal sistema universitario atlantico. Vado rapidissimo. Ugualmente mi ha colto alcuni spunti, ne citerò solo alcuni, il mio discorso a lungo con lei con Rosanna. Quindi mi perdonerà se dico quelle che mi hanno colpito, poi di fronte alla mia limitatezza posso non aver colpito spunti molto più elevati. Io non voglio fare uno spot dell'European Studio of Academy, però vico, no. Docente della Federico II, da docente della Federico II, io alla pervasiva diffusione delle cosiddette università telematiche e Dio non mi sento perché non qui praticamente non c'è più, però mi ascolta che Dio ce li guardi e di fronte all'università dell'arte telematiche che rappresenta, io penso, il massimo della mercificazione della didattica. Io credo che un esempio come la European School of Economics, che si è affermata a livello mondiale grazie alle intuizioni e alla visione di un sognatore della matematica, sia un caso da studiare e da osservare. È una università che non prende contributi pubblici, è una università che si pone, si tende alla didattica, alla consentita della etica, della formazione, della cultura, in maniera fortemente innovativa, incentrandosi sulla personalità umana, non pensando a immettere sul mercato figure professionali di dubbia collocazione, ma puntando su questo, non a caso, alla base della misura che ha portato alla costituzione di questa meritoria e prestigiosa istituzione accademica mondiale, c'è la scuola dell'essere. Lui è molto più bravo di me su questo, ha incontrato la
dico che dal suo testo e dai principi che dietro della scuola ne ho tratto il beneficio direttamente. Ci sono alcuni punti, qualcuno lo aveva visto tanti anni fa quando studiavo questa cosa, ho avuto modo di approfondire grazie al testo la scuola degli idei di Giovanna, me ne sto avvalendo della mia marginale attività di manager vecchio complesso come quello che ho l'onore di guidare, e alcuni punti che vi dirò li ritengo fondamentali da per tutti. Il primo, vado subito a concludere, è non ridurre l'esterno. Nulla di determinante ci viene dall'esterno, lo dico liberamente, poi mi correggi tutto. Tutto è dipende da noi, nostro obiettivo esterno, tutto dipende da noi. Secondo punto, assolutamente collegato, io li ho collegati con i principi generali della verità, su cui ho fatto il video di molti, dove ho dedicato la mia 1985. Li ho collegati perché sono un tutto coerente e sistemico, quindi mi permetterete di spiegare il secondo, tutto è alla nostra portata. Punto. Il limite è il mio. Sta a noi crescere, sviluppare il nostro essere per governare e andare in questo senso. Questi sono i due aspetti, secondo me, fondamentali, non solo per le legioni di promesse e di promesse che Edodano e il suo stato immettono sul mercato, ma sono regole fondamentali di management e metrica che dovrebbero ispirare la vita. Mi fermo qui, no? Vado troppo oltre, anche perché in qualche modo avevo problemi, diciamo, di mobilità e di salute, quindi non ho partecipato al così, però ho avuto grazie alla sala modo di apprezzarlo, quindi so che Eliodano ama avere un dibattito come dovrebbero fare tutti e domani da parte dell'uditorio, in modo che non si riesca a assentire da sé, quindi mi fermo, mi tolgo il microfono da sé e vi presento Eliodano. Grazie per l'attenzione. Questa non è una lezione, quindi preparatevi ad essere dei protagonisti con me. E vi chiedo di fare delle domande, perché parlerò poco e parlerò molto per rispondere ai vostri quesiti. Sono stato un musicista, un rock star, per fare una musica non convenzionale. Sono stato, ho un albergo 7 stelle per fare un albergo per chi non ama gli alberghi. E ho creato una università per coloro che non amano le università e che non amano studiare come si studia nelle università e nelle scuole. Il motto della European School of Economics è Visibilia ex invisibilibus, dall'invisibile tutto quello che vediamo e tocchiamo. Questa per me è la nuova educazione, è quello che sta per arrivare. Molte scuole e molte università chiuderanno nel prossimo decennio, falliranno. Perché noi ancora crediamo che si può immettere nei nostri giovani concetti
idee, conoscenze di seconda mano. Noi non possiamo più iniettare conoscenze che ormai sono obsolete, vecchie e non hanno più modo di... Proviamo con questo. Anche con questo. Meglio? Sì. Anche con questo. Sentiamo ancora più. Quindi un'educazione che non immette, non inietta conoscenza, ma che permette a un giovane di venire fuori con le proprie idee, con il proprio sogno. Ognuno di noi è un sognatore, sognatrice lo stesso. E noi abbiamo difficoltà a venire fuori con la nostra unicità e con la nostra, con il nostro sogno, proprio perché siamo colmi di nozioni inutili, insegnamenti inutili. Voi giovani, ce ne sono tanti oggi, uscirete dall'università e vi troverete un mondo che è molto più avanti di voi. Cercherete un lavoro, cercherete una professione e rimarrete delusi, perché voi state studiando qualcosa che il mondo ha già superato. Vi troverete disoccupati, tristi e darete la colpa al sistema, darete la colpa al governo, la colpa alla famiglia, a Dio. Il libro La scuola degli dèi è il confronto tra due uomini. Ci sono due personaggi protagonisti. Il primo è sul punto cruciale di suicidarsi, perché vede nella vita soltanto sfortuna, ingiustizia, violenza e non riesce a superare tutto questo. È una vittima della società e accusa tutti, rimpiange, complains. Si dice complains, si lamenta, giustifica quello che facciamo tutti. C'è un secondo personaggio che lo ferma proprio nel momento che sta per uccidersi, che gli dice: io conosco la soluzione, io so come fare per uscire da tutti i tuoi disastri. Lui lo ascolta e accetta di essere guidato da questo essere. E la cosa è molto semplice. Tutto dipende da te, gli dice. Non c'è niente. Niente che succede là fuori che non ha il tuo, come si può dire, permesso. Qualunque cosa succede nel mondo deve avere la tua accettazione per succedere. Whatever happens out there has to have
your inner consent, deve avere il tuo consenso, deve avere la tua approvazione per succedere, qualunque cosa. Ora io sto parlando, sembra una folla di persone, io sto parlando a te personalmente. Il libro è dedicato all'individuo, te personalmente. Sentiti responsabile di quello che sto dicendo. Tu sei creatore, sognatore, unico, doer, artefice di qualunque cosa succede nella tua realtà. Diventerete adulti, entrerete nel mondo degli adulti e sarete infelici come gli adulti se voi non capirete che bisogna abbandonare tutto quello che abbiamo imparato fino ad oggi per poter permettere al nostro essere e al nostro sogno di venire fuori. Io sono andato attraverso molte lotte, ho visto molti nemici nella mia vita e ho imparato a benedirli, ma non per un fatto spirituale, perché ho capito che l'antagonista è la forza più importante che possiamo avere nella nostra vita. Noi malediciamo quando qualcosa ci ostacola, perché non sappiamo come trasformare. Gesù diceva, volta l'altra guancia, ama il tuo nemico, ma il vero nemico è dentro, non è fuori di te. Quando arriva l'antagonista fuori di te, è una grande benedizione. Senza l'antagonista non sei nessuno. Non c'è nessuna scuola o università che vi insegna che l'antagonista è una forza motrice, un qualcosa che se dovesse venire a mancare, voi sarete inesistenti. Esistete soltanto perché c'è una forza contraria che arriverà sempre, specialmente quando avrete un'idea nuova. Un'idea formidabile. L'antagonista diventa ferocissimo e vi misura e rivela la profondità, l'ampiezza, la ricchezza di quell'idea. Non c'è niente che succede fuori di noi che non succede prima dentro di noi. Quindi tu personalmente sei la causa di tutto ciò che avviene. Dicendo questo, se tu veramente realizzi questo, vedrai che non potrai più accusare, non potrai più lamentarti, non puoi più trovare scuse, giustificarti, perché tutto è sulle tue spalle. Tu sei responsabile di tutto. Questa è stata la mia realizzazione. Sono andato attraverso tante lotte. Sono stato musicista, sono stato studente, sono stato imprenditore, businessman. Sono nella tecnologia, sono nella hospitality, sono in molti campi. E tutto questo è soltanto un riflesso di quello che avviene dentro di noi. Tu sei la causa di tutto ed ogni cosa. Quindi, se doveste realizzare questo, il mondo intorno a voi cambierebbe completamente.
chiamatelo in silenzio è importantissimo. L'uomo non può nascondersi, tu non puoi nasconderti, il mondo sa tutto di te, tutto, tutto, tutto. Capito questo? Non c'è più possibilità di mentire a te stesso. Ti guardi dentro e vedi che c'è una lotta, c'è un conflitto, c'è paura, dubbio, ansietà. Tutto questo si materializza in incidenti, malattie, guerre, conflitti. Tu sei la causa di tutto. Qualche mio studente ha detto, ma come? In Iran si uccidono o in Libia? E io, sì, tu sei la causa di tutto. Perché quando tu sarai libero da ogni conflitto, non potrai mai più succedere, scusate il mio, io devo tradurre dall'inglese molto spesso, non potrai mai più succedere in una guerra, mai più. Per te le guerre sono finite, la povertà non esiste, anche se tu volessi cercarla, non la troverai. Nel momento che tu ti liberi dalla miseria interiore, dal dubbio interiore, dalla lotta interna, il mondo sarà come un paradiso terrestre. Tutto quello che farai e toccherai sarà un successo. Questo non si può insegnare nelle scuole. Io lo vedo anche con i miei professori, perché non sono sognatori pratici, sono dei professori. Degli insegnanti insegnano qualcosa che qualcun altro ha insegnato loro, non è gente pratica. Io sono un uomo pratico e so che tutto avviene attraverso me stesso. Quando ho dei momenti di down, dei momenti difficili, mi ritiro in una stanza, senza telefoni, senza contatti, finché quel dubbio, quella paura non si dissolve, io non firmo né contratti, non incontro nessuno, fino a quando libero da ogni insidia, da ogni paura, da ogni dolore. Quindi questa è la cosa più difficile da fare, perché c'è da abbandonare qualche cosa che amiamo follemente, che è la nostra sofferenza. Noi amiamo soffrire. L'umanità ama soffrire. Abbandonare la sofferenza è la cosa più difficile che c'è al mondo. Andiamo a scuola e andiamo alle università per soffrire. I nostri professori soffrono, la nostra famiglia, i nostri genitori soffrono. Noi conosciamo soltanto la sofferenza e soffrendo dentro noi possiamo soltanto proiettare un mondo orribile. Non è la colpa di nessuno, bisogna soltanto essere consapevoli di questo. Non è né la colpa dei genitori né degli insegnanti. Tu, se realizzi che sei la fonte e la causa di tutto, tu vedrai il tuo mondo illuminarsi, diventare sempre più intelligente e sempre più ricco. Quindi la prosperità, la ricchezza dipende da te. Quando ti liberi dalla povertà interna,
Povertà interna significa povertà di idee, povertà di creatività, povertà di intervento su se stessi. Appena appena un'autosservazione elimina tutte le ombre dall'interno. Autosservazione. Noi non ci autosserviamo. Noi siamo tutti vittime di un mondo esterno che crediamo che sia la realtà. La realtà sei tu. Tu. You yourself. Nobody else. Tu sei la realtà. Il mondo è soltanto un'ombra che tu proietti. Se realizzi questo, tu vedrai che il mondo ti seguirà passo per passo, come uno specchio. Il mondo non decide niente. L'esterno non decide niente. Solo tu scegli, decidi. Se la volontà viene fuori, perché ormai la volontà nell'uomo è completamente seppellita, completamente nascosta. Noi non abbiamo volontà, noi siamo delle marionette. L'altro giorno ho preso il premio Pinocchio. Il premio Pinocchio, che vedere Pinocchio come un essere che è martoriato, fritto, impiccato, divorato da un pesce gigantesco. No? È la storia di ogni uomo che è convinto che il mondo sia cattivo, il mondo sia ingiusto, fino a quando realizzi che tu sei la vera causa di tutto ed ogni cosa. Mi piacerebbe se ci sono delle domande da fare, così io posso andare ancora più in profondità. Perché quando si parla a tanta gente, giovani, meno giovani, studenti, professionisti, bisogna trovare quella linea giusta che possa interessare tutti e che possa dare una risposta a tutti quanti noi. Qui noi non abbiamo età, non ci sono settantenni, sessantenni, ventenni. Noi qui abbiamo tutti la stessa età, tutti possiamo capire di che cosa si sta parlando. Tu sei la fonte di tutto. Non accusare più il mondo, prenditi le tue responsabilità e vedrai che il mondo risponderà in una maniera speculare. Sarà uno specchio perfetto. Quindi liberi da conflitti, da dubbi, da paure, ed è un lavoro che tu puoi fare soltanto tu su te stessi. Nessuno può farlo da di fuori. Non esistono discipline, metodi, insegnamenti. Io avevo fatto tutto. Yoga, Reiki, meditazioni, tutto. Va bene per passare il tempo. Ho conosciuto guru, maestri, per passare il tempo. Devi ritornare in te stesso, vedere che tutto è qui. Tutto! Se leggerete il mio libro, io i miei libri li ho sempre regalati, non intendo venderli, qualcuno probabilmente adesso non li vende, però per dirvi
che è un messaggio di è un messaggio rivoluzionario, una rivoluzione individuale, una rivoluzione che soltanto tu puoi fare, non con gli altri, soltanto in te stesso. C'è qualcuno che vuol fare una domanda? Sì. Per quello che mi sembra di aver capito, finora, però magari ho capito male, quello che ho capito. Perché dice? Perché ha capito male? No, no, è tutto credo abbastanza chiaro, però sembra limitarsi al rapporto interpersonale, che non vuol dire tra due persone, ma tra me e un N numero di persone, va bene? N persone. Però da quella che è la mia esperienza di vita, ci sono anche persone che si alzano la mattina non per interagire e che quindi non cambierebbero minimamente il loro atteggiamento se io sorrido gli altri mi sorridono tanto per fare se sono positivo o altro positivo, ma in maniera un po' autistica, tra virgolette, perseguono il loro programma di vita, il loro programma, che molte delle volte è un programma veramente. Qual è la domanda? Questa. Quindi, qual è? Appunto, io potrei, trovarmi oggetto e quindi vittima di comportamenti lesivi e negativi da parte di persone che hanno già deciso e quindi non entrano in una, come dire, una proiezione che io posso personale. Dare all'esterno, positiva, negativa, cioè, sì, non è possibile. Non è possibile, qualunque cosa succede fuori di lei, non è possibile, l'ha creata lei, se lei è creata da se stessa, non c'è possibilità che ci siano delle persone che stiano covando qualcosa contro di lei o un'antipatia o qualcosa. Sì. Contro. Mi trovo in mezzo a, come vittima in altri. Non è. Ecco, noi parliamo sempre degli altri come se gli altri fossero una realtà. Gli altri sono te stessa. Gli altri agiscono in quel modo perché tu sei così dentro di te. No, ma non mi vedono proprio, questo è il concetto. Io no, dicevo, senza vedere gli altri, alcuni in maniera autistica, perciò ho usato questo aggettivo, sì. Io, procedono per il loro programma, becero. Gli altri non esistono, altri. Lei non mi ha ascoltato. Gli altri non esistono. Capito, ma se mi travolgo. Non ha capito, lei dice ho capito. Gli altri non esistono. Esiste lei come creatrice, come artefice di tutto quello che avviene. Lei non sta, quasi incolpando gli altri, lei si può trovare in un. Lei si può trovare in una rapina. Se lei non si rapina dentro, se lei non si ruba dentro, non può trovarsi in una rapina. È impossibile. Se lei si trova in una rapina, se si trova in un attacco terroristico, è perché quel terrore lei l'ha creato prima dentro di sé. È logico inconsciamente. Noi siamo i peggiori nemici, proprio perché. Ma se lei porta attenzione a se stessa, lei vedrà che le cose che le succedono dentro, nel momento che le osserva, svaniscono, spariscono. E lei non potrà mai trovarsi in una situazione compromettente, in un pericolo, in una violenza. Non è possibile. Prego. Riuscite a sentire? È troppo un po' più lontano. In pratica quindi insomma ha tolto, ha colto e ha destrutturato tutto quello che sono le dimensioni delle sue strutture sulla condizione della persona, che fondamentalmente quello che ha avuto il suo Martina, che fondamentalmente è il divinite. La
Naturalmente questo però io non vuol fare da solo una visione così perfetta. Prova. Da questa sua visione così perfetta, diciamo, di avere comunque conto il senso e la dimensione del valore assoluto in trascendente, al di là dei condizionamenti e delle devianze delle circostanze della storia. Superato questo momento, questo passaggio naturalmente l'ha fatto per un percorso di vita che è stato in qualche maniera storicizzato. Rispetto alla dimensione degli scenari nuovi, globali, quanto ancora oggi, e secondo la sua visione, così scevra da ogni devianza in questa maniera, può essere coronata una visione del divenire, del tempo attuale della globalizzazione? Per me non esiste nessuna globalizzazione, mi dispiace. Video, anche perché, quello è fuori dal tempo. Sì, non esiste nessuna globalizzazione. Esisti tu. Tu solo esisti. Il problema è che tu non vuoi averci a che fare con te stesso. E gli altri sono soltanto una scusa. Sono una giustificazione al non voler sapere di noi stessi. Guardati dentro. Tu vedrai che non c'è nessuna globalizzazione. Tutto quello che dicono i giornali e i media sono soltanto propaganda. E noi ne diventiamo vittime. Ti guardi dentro, vedi che sei intatto, sei integro, e il mondo fuori di te è intatto, integro. Tu non potrai mai trovare nessuna violenza. E dovunque tu sarai, il mondo seguirà. Ti seguirà a perfezione e non avrai mai bisogno di denaro, mai bisogno di niente, perché un vero sognatore non è mai in uno stato di bisogno, mai. Tutto quello che di cui ha bisogno, diciamo così, arriva naturalmente. Noi non siamo dei sognatori, noi siamo ormai delle vittime delle nostre proiezioni. Noi proiettiamo un mondo dall'interno con tutte le nostre paure, le nostre descrizioni e ne diventiamo vittime. Come guardare un film e sentire il terrore di quello che avviene nel film, dimenticando che è soltanto una proiezione. Il mondo è la nostra proiezione. Tutto quello che avviene dentro di te si manifesta e si materializza fuori di te. Malattie, incidenti, terremoti, guerre, conflitti, tu puoi vederlo soltanto se quel conflitto lo porti dentro, se quella guerra è dentro di te. Il mio prossimo libro si chiama No War Within, No War Without. Significa se la guerra non ce l'hai dentro, non la potrai mai trovare fuori di te. Questa è... Noi dobbiamo soltanto avvicinarci ad essere e capire che da qui succede tutto. Quindi tutto il bene e tutto il male viene da te stesso e da nessun altro. Quindi gli altri sono soltanto una tua proiezione. Gli altri sono il mondo e gli altri sono qui a servirti. E tu vedrai, e tu... Nel momento che sei, devo tradurre sempre dall'inglese, sei senza conflitti e senza limiti dentro, il mondo non mostrerà nessun limite e nessun conflitto. È impossibile trovarsi in una guerra, in una rivoluzione, impossibile, perché quella rivoluzione può esistere soltanto se tu la proietti dal dentro. Quindi tu sei il creatore, il sognatore di tutto, della realtà in cui vivi. Prego. Io non voglio parlare dell'antagonista. Alle volte l'antagonista che c'è dentro di noi, ho trovato difficoltà alle volte ad ascoltarlo, cioè c'è una tendenza a non voler
accettare quella voce che ti dice forse non lo devi fare, forse non... Perché c'è questa difficoltà? Perché non riusciamo ad ascoltare questa voce e seguirla? Invece vogliamo non crederci, vogliamo pensare che qual è così. Qual è questa voce che lei sente? Beh, alle volte sento nelle cose che faccio una voce, non una voce, forse un sentimento, forse non lo dovresti fare, eppure lo faccio volentieri. Allora dico perché? Poi dopo di tre lo sapevi che non lo dovevi fare, eppure l'hai fatto. E questa è la difficoltà. Non ho capito molto bene la domanda, però voglio soltanto dirle, quando c'è un dubbio dentro, è il dubbio che bisogna attaccare, non fare questo o fare quello, il dubbio che c'è dietro. C'era Shakespeare che diceva essere o non essere, va bene? E noi rimaniamo in quello, essere o non essere, cioè, sinistra o destra, bello o brutto, giusto o ingiusto, e non vediamo il dubbio che c'è dietro. Essere o non essere nasce da un dubbio, quindi non è essere o non essere. Colpiamo il dubbio. Il dubbio è il cancro dell'essere. Il dubbio è il cancro dell'essere. Quindi, tocchiamo il dubbio. Io ho un dubbio, mi fermo, mi guardo dentro e osservo il dubbio. Adesso anche la fisica quantistica è arrivata a tutto questo. E siamo ancora, sono ancora alle elementari. Però hanno capito che osservare un oggetto, l'oggetto stesso cambia la natura. Attraverso l'osservazione l'oggetto cambia la sua natura, quindi trascende tutte le leggi scientifiche, quindi l'oggettività non esiste più, esiste la soggettività. Lei produce, proietta il mondo che vede e tocca, non è lì ad aspettarla, non c'era prima di lei, non ci sarà dopo di lei. Il mondo, tutto quello che lei vede e tocca, nasce in questo preciso istante. C'è una ragazzina. La mia prima domanda è facendo piegare in qualche modo l'ambiente per nulla. Lei si rifà alla teoria della creazione del Machinucci, il geografo del 45, credo che diciamo lei si ispira molto, no? Anche alla teoria della rivoluzione umana di Daisa Fukeda, tutta questa cultura giapponese, filobuddista. Non lo conosco. filosofia e l'altro non ci migliora, assolutamente no. Ho persone care che dicono se non ci fosse mio marito la mia vita fosse, sarebbe un paradiso, e si parla al marito, il marito dice se non ci fosse mia moglie sarebbe un paradiso. L'altro non ci migliora. Perché pensando che ci sia l'altro, noi siamo già nell'ignoranza, siamo già perdenti, noi abbiamo già perso. Pensando che l'altro, gli altri possono guarirci, salvarci, avere pietà,
che possano aiutarci è già un fallimento. Io vado a chiedere un loan, un prestito in banca, dentro di me c'è già il no, c'è già la paura di ricevere un no. Il direttore, più che il direttore, perché si vede neppure più il direttore oggi in banca, è il computer che dice no. Abbiamo visto, c'è una multa 20 anni fa, che cosa ha chiesto? 10.000, 20.000, quasi una pezzenteria. Il computer dice no, ma non è il computer che dice no, sei tu. Tu non hai la responsabilità per ricevere quel prestito. Ho conosciuto tanti uomini ricchi, ma tanto, tanto ricchi, che in poco tempo sono diventati poverissimi. E il crack non era finanziario, il crack finanziario era soltanto l'espressione di un crack che avviene dentro di noi, avviene nel proprio sogno. Il crack è nell'essere. Se non hai questa ferita dentro, tu non puoi fallire, è impossibile. Quindi si dice un grande imprenditore, un uomo d'affari, e da un momento all'altro fallisce nei suoi affari, fallisce nella famiglia, fallisce in se stesso. Il crack è nell'essere, non può essere nella finanza. La finanza, io ho fondato una università di economia e finanza soltanto per far capire che la finanza, l'economia non è qualcosa di oggettivo, ma parte da noi. Tu ti trovi in un'economia ricca soltanto se hai eliminato ogni conflitto dall'interno, ogni limite dall'interno, ed è un lavoro che devi fare tu con te stesso. Non c'è nessuno che può dirti come fare, nessun maestro, nessun guru, nessuna disciplina. Tu solo puoi capire che cosa sta avvenendo dentro di te. E quello è un mondo. Winnie Clapp. Come si può dire Winnie Clapp, signora? Trascuriamo. Dimentichiamo. Non ne vogliamo sapere nulla. È il mondo delle cause. È dentro di te. E noi non stiamo ad ascoltarlo. Guardiamo soltanto fuori, siamo identificati al 100% con la realtà esterna e falliamo. Tutti noi falliremo. Non è una... assolutamente, ma c'è un modo per sfuggire a questa condanna. Guardarsi dentro. E non è un fatto spirituale, state attenti, io non sono un uomo spirituale. Io sono un uomo concreto, pragmatico. E sono per fare le cose. Ho fatto una scuola per avere studenti che trasformano il mondo attraverso se stessi. Soltanto la tua integrità può avere un mondo perfetto. La tua integrità, essere intatti. Noi siamo una moltitudine dentro. Siamo una confusione dentro. E ci lamentiamo perché il mondo è così. Napoli non è confusa. Napoli non è un luogo di violenza o di povertà. A me non appare così. Sono da 2 giorni qui, sono stato 4-5 giorni un mese fa, a me non appare così. Io ne vedo un mondo ricco. Ero in un taxi, ho visto il cielo che aveva un colore diverso. Io vivo in Toscana, in Inghilterra, negli Stati Uniti. Ho visto un cielo che non c'è da nessun'altra parte. E il napoletano non se ne accorge. Vive in una ricchezza che non vede perché non... ha perso questa capacità di guardarsi dentro, di auto-osservarsi. L'auto-osservazione è il segreto. Non c'è nessun'altra disciplina. Io sono in un momento di crisi,
momento di difficoltà, return. Vado verso di me e lì c'è la soluzione. C'era un'esperienza di qualcuno che fa parte forse di questo gruppo, che viene dalle Marche, che disse: io sono venuto a Milano seguendo mia moglie che voleva mia moglie ha letto il tuo libro ed è affascinata dal tuo libro e volevo vedere che cosa c'era di così affascinante e sono venuto a Milano, dalle Marche a Milano. Dopo mezz'ora che ti ho ascoltato mi sono annoiato, ha detto. Bene, siamo ritornati a casa e sono tornato a casa come un terremoto. Cioè, il mio commercialista è venuto da me e ha detto: questi non paga più nessuno. È fine settimana, fine mese, e io e non arrivano i soldi. Qualcuno si è ammalato, insomma, c'era un momento di crisi tale da chiudere bottega. Beh, io ho ricordato le tue parole. Mi sono chiuso in una stanza, ho dato il mio telefonino al commercialista, ho detto: vedi tu, e lì ero con me stesso, con i miei pensieri, con i miei dubbi, con le mie paure. Beh, poche ore o qualche giorno e tutto è diventato perfetto. Tutto quello che, addirittura tutto quello che non doveva arrivare, è arrivato, tutto insieme. Ora, non è un fatto di magia questo, è soltanto appena appena un'autosservazione. L'autosservazione corregge, aggiusta. Noi non ci autosserviamo, il mondo interno è sparito completamente. E la religione non ha sostituito questo mondo. La religione è lontana da questo mondo. Scusate, forse posso offendere la suscettibilità di qualcuno. Noi dobbiamo guardarci dentro, è qui che c'è la soluzione, la guarigione, la salvezza. È qui. E quando ci sentiamo certi, sicuri, salvi, è lì che bisogna muoversi. E qualunque cosa facciamo, quando siamo in questo stato di integrità, torna sempre bene. Sempre bene. Prosperità, affluenza, viene dalla nostra integrità, non dall'integrità di qualcun altro. Prego. Diventare dei criminali, e questo ci fa diventare dei criminali. Cioè, non ascoltare se stessi rende criminali, questo è quello che voleva dire. Sì, cioè ti porta un gesto del quale poi ti penti. Ti penti. Noi non facciamo errori, nessuno fa errori,
tu fai quello che sei, quindi non c'è errore, non puoi fare altrimenti, non puoi fare diversamente. Quindi credere che si possa essere un criminale, criminale perché esiste una criminalità dentro, non può farci nulla quella persona, può soltanto rispettare e obbedire alla criminalità che si porta dentro. Ma si è criminali soltanto perché non ci si osserva. Siamo tutti, si può dire, dei criminali, perché facciamo soffrire un mondo, fuori di noi, che è soltanto la nostra proiezione. Il mondo soffre perché tu soffri e il mondo gioisce se tu gioisci. Quindi per cui tutto parte da te. Questa persona che non capisco questo fatto di pentirsi, è sempre un crimine. Non esiste il pentimento, esiste che tu fai soltanto quello che sei e hai soltanto quello che sei. Quindi l'essere è la fonte di tutto. Puoi avere soltanto ciò che sei e puoi possedere solo ciò di cui sei responsabile. Non puoi possedere di più o di meno. Quindi il lavoro è sull'essere. Se tu sai come eliminare limiti, paure da te, vedrai che il mondo fuori di te si arricchirà, diventerà più intelligente e più prospero. Tu sei la fonte di tutto. Ora, non so perché lei mi faccia questa domanda di un criminale, però le posso soltanto dire che, non so, qualcosa che ho già detto in qualche altra conferenza. Una donna venne da me e disse: che colpa ha una bambina di 2 anni a morire di cancro? Ha soltanto 2 anni. Io le chiesi chi era questa bambina, lei disse: mia figlia. Ricordi? Ecco, sì, è mia figlia. Dico: perché una cosa così tremenda deve succedere a una bambina? E io le chiesi di dirmi un po' della sua vita e che cosa lei aveva vissuto prima che nascesse e durante. E lei disse: con mio marito ho vissuto l'inferno. Ecco, questa donna aveva dato una risposta alla sua domanda. Cioè, il mondo soffre perché tu soffri. È la sofferenza, la cosa che ami di più, la cosa a cui sei più legato, più attaccato. Quella è la cosa che dobbiamo rinunciare, la sofferenza. Noi tutti soffriamo, per niente, soltanto perché imitiamo gli altri, perché c'è una descrizione del mondo che è sofferenza, cosa che non è vera. E io ne sono un esempio. Io candidarsi come esempio di chi ha eliminato il conflitto, ha eliminato il dubbio, la paura. Quindi il mondo non può essere più violento, non è possibile. Quindi voi direte: ma ok, tu ti sei salvato, ma gli altri? E quindi ritorno a quello che diceva: gli altri, non preoccuparti degli altri. In inglese questo è molto più poetico: don't worry about the others, worry about yourself. Non ti preoccupare degli altri, preoccupati di te se sei capace. Prendi responsabilità di te stesso e tu vedrai che gli altri vivranno bene. Vuoi fare qualcosa per gli altri? Fallo per te stesso.
ci sono tante associazioni e tante fondazioni per il benessere degli altri, ma in tutto questo queste persone ricevono tanto da questo prodigarsi verso gli altri ed è invisibile quello che è quello che ricevono. Beh, non è facile aiutare gli altri non hanno bisogno di aiuto se tu non elimini ogni bisogno dall'interno, tu vedrai che non c'è nessuno che ha bisogno. Sembra spietato dire una cosa del genere, sembra senza sì, sembra di non avere compassione. Avere compassione per qualcuno, avere pietà per qualcuno significa mortificare l'altro. Non si può sentire pietà per qualcun altro. E quando si sente questo sentimento verso qualcuno significa soltanto un'autodistruzione, è un sabotage, un autosabotaggio. Noi vogliamo farci del male e quindi nel momento che tu fai del male a te stesso stai facendo del male a tutti. C'era una ragazza che voleva, c'era qualcuno che stava chiedendo lì? È una domanda questa? No, è più un'affermazione. Una riflessione. Ti ringrazio. Tu lo chiami personale, è interiore. Perché personale molto spesso riguarda la personalità. E la personalità è... Personalità, persona, maschera. La personalità è sempre falsa. La personalità deve essere recitata. Noi dobbiamo andare nel mondo recitando la nostra parte nel mondo e nello stesso tempo mantenere l'attenzione dentro. È una cosa molto difficile. Io vado nel mondo e c'è un ruolo che devo occupare. Devo recitarlo consapevolmente, impeccabilmente, quel ruolo. Nello stesso tempo devo guardarmi dentro e sentire che non c'è nessun conflitto, rancore, antipatia, odio, dentro si rimane intatti e fuori si fanno delle battaglie finanziarie molto feroci. La mia domanda è questa, il dubbio, se è cancro dell'essere, io che faccio l'università e sono studente di architettura, mi distingo dagli altri proprio per la progettazione di determinati edifici, ad esempio. L'idea per me non è altro che la rivelazione del dubbio. Se io devo accantonare il dubbio, come faccio ad avere un'idea? Perché noi... Bene. Questo. Noi crediamo che il dubbio, o la paura addirittura, mettere in una condizione che dobbiamo superare quel dubbio, quella paura, è che la creatività, tu dici, che dubbio, nasce dal dubbio. No, dal dubbio non può nascere un'idea, impossibile. L'idea è prima del dubbio,
sempre. Non può nascere un'idea dal dubbio, perché il dubbio è tempo, la paura è tempo. Non, un'idea non nasce dal tempo, un'idea nasce dall'assenza di tempo. Quindi questa auto-osservazione di cui io parlavo annulla ogni stato di dubbio, di incertezza, di paura. E quindi per cui noi non conosciamo la dimensione di assenza di paura, assenza di tempo. Lì c'è tutta la creatività di cui hai bisogno. Lì c'è un mondo di idee e di ricchezza che noi non conosciamo. Noi conosciamo soltanto la paura, il dubbio. Crediamo che attraverso quello noi possiamo essere creativi, ma non è così. Il dubbio non potrebbe mai portarti creatività. La creatività è prima. A volte, tra le prese del dubbio e della paura, entriamo in uno stato di creatività, ma non è il dubbio a creare un'idea o uno stato di creatività. È impossibile. Non so se ho risposto alla tua domanda. Il dubbio, come hai ripetuto tu, è il cancro dell'essere. L'essere, quando è nel dubbio, non crea, può soltanto distruggere. Ma questa è una visione molto parziale, a mio avviso. Molto parziale. Molto parziale, perché io credo che, come tutte le cose, anche diciamo concettualizzare a livello filosofico, parlando di dubbio in questo caso, no? Ogni cosa ha una visione positiva e una visione negativa. È vero che tutto dipende da noi, nel senso che noi possiamo decidere se sfruttare quell'occasione di dubbio come una forza motrice verso la creatività, verso la creazione di valore, oppure bloccarci. Però questo, secondo me, è un processo mentale che non può avvenire soltanto attraverso un'autosservazione, perché la mente è fatta di tante cose, di ferite emotive, di problemi che non sono solo esterni ma che sono anche interni, e che da soli con la nostra mente noi a volte non riusciamo veramente pienamente a vedere. Potrebbe esserci un male. Esistono i psicoterapeuti, i terapisti e tutta una serie di figure che aiutano. Fallirebbero tutti con le mie idee. Fallirebbero tutti con le mie idee. Sì, io sto proponendo. Sono d'accordo con le sue idee, perché io sono. Lei è d'accordo, non credo molto. Sì. Però il processo di autosservazione della mente, per me, a mio avviso, è troppo limitato, perché purtroppo si scontra anche con delle problematiche che noi da soli attraversiamo. E quindi potrebbero aversi due facce della stessa medaglia. Da un lato, una persona più forte, che con il solo uso della propria mente può creare valore; dall'altro, una persona più debole, che con l'uso dell'autosservazione alimentare cose negative che già ci sono dentro. Sì, lei è confusa. Non possiamo condividere la confusione, lei è confusa. Ma comunque anche questo fa parte dello spettacolo. Si può anche dire questo. Sì, non vorrei. Non sono un intellettuale, non sono un filosofo, sono un uomo che fa, sono un uomo che
tende a creare. E per creare bisogna amarsi dentro. Amarsi dentro significa essere liberi dentro, da ogni dubbio, da ogni paura, limite, sofferenza, liberi. Noi non conosciamo questa dimensione, quindi per cui io ve la propongo, ma so che viviamo una dimensione senza di sofferenza. Quindi lontano da ogni metodo e da ogni disciplina. Io vi sto soltanto ricordando la vostra vera natura. Ricordando, noi non possiamo prendere niente dall'esterno. Noi possiamo soltanto ricordare. Perché c'è tutto lì. E noi siamo tutti distratti dal mondo delle cause che è dentro di noi. Allora, partendo dalla sua affermazione, essere significa vivere, è possibile che le grandi trasformazioni in atto nell'economia, tipo la green economy o i beni materiali che servono allo spirito rispetto ai beni materiali che poi servono al corpo, possono essere determinanti da un essere diverso, sentirsi diverso, specialmente dai giovani, che poi sono loro quelli che guardano più avanti e quindi determinano poi anche quel funzionamento di cui l'economia cambia il suo indirizzo. Mi dispiace interromperti in questa. Un giovane studente, uno dei miei studenti, è stato molto più diretto. Noi cerchiamo sempre attraverso la filosofia di... E mi ha detto: io voglio fare soldi, voglio diventare ricco, super ricco. Non c'è niente di male. Tu dici una cosa del genere, una... una scuola privata come la mia, io voglio diventare ricco. Può darsi che sia il sogno di ognuno di noi, però non ce lo diciamo. La politica, l'economia, gli studi ci mettono tutti in una situazione. Pronunciare più che un sogno, un desiderio come quello di diventare ricco sembra una bestemmia. Sembra bestemmiare. Se dico io voglio toccare Dio, voglio incontrare Dio faccia a faccia, tutti dicono che brava persona questa. Se uno dice io voglio far soldi, cioè posso essere sincero, voglio far soldi. Bene, i soldi si possono fare, bisogna togliere i limiti. E se togliamo, se incontrate gli uomini ricchi, se incontrate un Zuckerberg, voi vedete che è un bambino. Se incontrate Branson, è un bambino. Come fa questo a avere tutti questi miliardi? È un bambino, perché soltanto un bambino può fare soldi, non una mente complicata, una mente. Questi uomini sono semplici, molti di loro non sono neppure laureati, hanno fatto soldi all'età di 18 anni, 20 anni, perché non imbottiti di conoscenza inutile, di seconda mano, che noi chiamiamo cultura molto spesso. Ci nascondiamo dietro alla cultura. La cultura nella nostra umanità è nemica dell'uomo. Nemica dell'uomo, perché non gli permette di realizzarsi. Di forma di idee, di descrizioni,
e noi viviamo la descrizione, non la realtà. La descrizione della realtà, la descrizione della vita, non la vita. Siate concreti. Che cosa veramente vuoi? Io voglio un mondo senza guerre, un mondo senza povertà, un mondo senza essere infelici. Voglio un mondo perfetto. Solo tu puoi produrre una cosa del genere. Le rivoluzioni nel mondo sono tutte fallite. Il comunismo, il socialismo, la dittatura, la democrazia, sono tutte fallite. C'era un re che disse, che si vantava di avere dei sudditi molto fedeli a lui, che lo amavano alla follia. E un giorno un filosofo lo incontrò e gli disse: mettiamo alla prova i tuoi sudditi, vediamo se ti amano veramente. Disse il re, disse, bene, facciamo questo test. E disse, bene, che vogliamo, come possiamo fare un test ai cittadini? Beh, chiediamo ai cittadini che alla mezzanotte di questa notte dovranno portare tutti un litro di latte, a mezzanotte, nel buio, portare un litro di latte in un contenitore al centro del paese. Bene, ma che cosa significa? Ma vuoi vedere che gli uomini che mi amano, uomini e donne che mi amano, non hanno la capacità di portare un litro di latte in questo contenitore? Disse, proviamo. Bene, tutti alla mezzanotte portarono apparentemente il loro litro di latte. Il giorno dopo aprirono il contenitore e c'era tutta acqua, non c'era il latte. Che cosa era successo? Che ognuno diceva, beh, se tutti portano il loro latte, io porto un litro di acqua e quindi mi va bene. Non se ne accorgerà nessuno. Tra ettolitri di latte se ne accorgerà nessuno. Ecco, questa è la democrazia. Questa è la democrazia, il credere che noi nella massa possiamo decidere qualcosa. Non succede nulla. Le rivoluzioni di massa sono tutte fallite. Soltanto la rivoluzione individuale, soltanto l'individuo può trasformare il mondo. Le masse possono soltanto distruggere, figli miei, e soltanto l'individuo può creare, solo l'individuo può amare, solo l'individuo può sognare. Le masse non sognano, non creano, non amano. Vi ringrazio, giovani, ci vediamo presto. Allora, ringrazio innanzitutto per la partecipazione.